Incontrarsi, proporre e ragionare, decidere insieme. Questa è l'essenza di un bilancio partecipativo il cui valore nel percorso prima ancora che nel fine. Valore sottolineato con forza dall'assessore comunale Fabio Pelini nell'illustrare il programma del bilancio partecipativo del 2015 del Comune dell'Aquila. Incentrato questa volta sugli anziani, sulle loro esigenze e progettualità. A disposizione 70.000 euro, a cui forse potranno aggiungersene altri 30.000. Gli incontri, moderati dalla professoressa Lina Calandra, esperta di percorsi partecipativi, si svolgeranno nei 13 centri anziani della città e delle frazioni. Primo appuntamento il 25 novembre nel centro sociale della Rotonda, nel quartiere Torrione. Non ci saranno finanziamenti a pioggia, assicura Pelini, vista anche l'esiguità dei fondi a disposizione. Saranno premiati dunque progetti davvero validi che porteranno un valore aggiunto alla qualità della vita in una città dove a dover essere ricostruiti non sono solo i volumi edilizi. Noi crediamo che gli anziani siano utilissimi alla nostra collettività e quindi vogliamo dedicare il bilancio partecipativo 2015 a loro con le loro esigenze. Quasi pronto poi il report dei bilanci partecipativi degli anni precedenti, ecco, possiamo anticipare qualcosa? Sì, la partecipazione si poggia su tre gambe, la terza è forse quella più importante perché è il cosiddetto monitoraggio ed è la fase che va a verificare se è stato tenuto fede a quello promesso. Monitoraggio significa in soldoni quanti soldi impegnati e quanti spesi? Esatto, quindi stiamo per pubblicare, nei prossimi giorni verrà pubblicato sulla parte relativa alla partecipazione del sito ufficiale del Comune dell'Aquila, la rendicontazione, diciamo così, il monitoraggio del bilancio partecipativo 2013 che era quello relativo alle opere pubbliche e il bilancio partecipativo 2014 quello relativo all'anagrafe dei progetti partecipativi che ha visto coinvolte diverse associazioni che hanno portato progetti impattanti e che hanno manifestato buone pratiche. Un passo indietro, quali interventi, quali attività saranno oggetto di finanziamento, di aiuto che emergeranno dal basso dei centri anziani? Beh, intanto un'esigenza preliminare per due centri sociali anziani è quello della sede, stiamo parlando del centro sociale di Aragno e quello di San Basilio e su questo ci stiamo attivando e troveremo a breve una soluzione.